con permesso. Ecco. Non importa quello che faccio, per i predatori io sarò sempre. Ti avevo detto di bussare. Oh, mi dispiace, io ho bussato ma non hai risposto e così mi sono preoccupato. Perché sei qui? Volevo parlare con te a proposito delle luci per domani. Allora, te ne occupi tu. Alle prove di ieri mi sono concentrato sul riflettore per dare più drammaticità alla scena. Sì, l'ho notato. Allora, ti è piaciuto il risultato? Io credo che, essendo la scena finale, serva un'atmosfera un po' più lenta e, non lo so. Volevo sapere che cosa ne pensavi prima di decidere. Cerchi sempre di far valere la prestanza del tuo corpo. Non è bello. Mi dispiace, io taglio gli artigli ogni mattina, lo giuro. Ma purtroppo continuano a crescere. Quindi non riesci a resistere ai tuoi istinti? Mi stai dicendo che hai difficoltà a sopprimere quegli istinti animaleschi? È da molto tempo che voglio chiederti una cosa. Perché non ti assumi la responsabilità della tua forza, Negoshi? Se non puoi nasconderla del tutto, preferisco che tu me la mostri. Ti sto chiedendo di mostrarmi le tue zanne, Negoshi. Ma cosa sta dicendo lui? Per un carnivoro è contro la legge mostrare le zanne ad un erbivoro. Non trattarmi come un comune erbivoro! Tu non devi nascondermi nulla. I grandi carnivori come te mi danno sui nervi, non posso farci niente. Smettila di fingere. Andiamo, mostrami chi sei veramente. Avanti, fallo, Negoshi! Mordimi! Mi dispiace. Ma io ho bisogno di fingere. Purtroppo è un problema. Un lupo deve saper resistere. Ci temono tutti. Ma per te è diverso. Il fatto che tu sia forte è una cosa positiva. Domani verranno tutti ad acclamarti. È questa la tua vera forza, lui. Scusa se ho parlato troppo. Ci vediamo presto. Non volevo che mi chiedessi scusa, Negoshi. Che pare,